Siamo dati Gesù Maria. Sempre siamo dati. Oggi, fratelli e sorelle, celebriamo la memoria di Luce, una grande santa, la prima santa del continente sudamericano, che era Santa Rosa da Lima. Una storia bellissima, avvincente, quella di questa fanciulla, ragazza, che sentì forte l'ardente amore verso Gesù e non entrò in nessuna congregazione religiosa, ma rimase vergine e penitente, rimanendo nel mondo, offrendo la sua vita davvero come un olocausto d'amore virginale profumatissimo al Signore. Certo, come Santa Caterina molti secoli prima, entrò a far parte dei domenicani terziari, della consacrata laica. E questa è una vocazione molto importante nella Chiesa. Voi sapete che recentemente è stato, dopo il Concilio Vaticano II, anche ripristinato l'Ordo Virginum, proprio come ordine di donne vergini che consacrano la vita a Dio senza voler unire una famiglia religiosa, la stretta dipendenza del vescovo, e consumando la propria offerta graditissima al Signore sacrificale nella vita, rimanendo al mondo. È una prospettiva da valorizzare, e soprattutto per le persone che non sono chiamate al matrimonio è sempre molto importante vivere la propria vocazione in maniera, come dire, definita e volontaria, partecipe, in qualche modo strutturata, quindi non semplicemente sì, va bene, non mi sono sposato, sono contento di essere sposato, rimango così, ma dando un'impronta, una direzione, perché il Signore gradisce molto, ecco, le offerte volontarie per quanto possibile. Ci sono state tante modalità di queste forme di vita nel corso della storia, della Chiesa, a volte molto molto private, a volte più strutturate. È una dimensione importante della vita ecclesiale che rende presente proprio quello di cui si parla nel Vangelo. Il rapporto con Gesù è un rapporto sponsale. Coloro che sono richiamati sono invitati a nozze. Ecco, solo che capite, alle nozze ci si va attraverso un invito. Sono nozze importanti. Io vi parlo da prete, non dovrei negare. Guardate, più tempo passa, più capisco le sofferenze di Gesù. Perché oggi più che mai, guardate, sapete qual è la stanza nuziale in figura, almeno, sono le nostre chiese. Qui tra poco si celebra anche il banchetto dell'amore, capite? Cioè le nozze di Gesù con la Chiesa si compiono realmente ogni volta che Lui si fa una cosa sola con le nostre anime, no? Abbiamo assistito allo spopolamento delle chiese. Perché? Chi va ai propri affari? Chi va ai campi? Chi se non va a fare gli affari suoi? Brutto. E qui il Signore dice a un certo punto, dice, oh, un po', dice il re si è indignato, e quindi cominciano, dice, andate a chiamare qualcuno, se è possibile, che non interessa niente a nessuno. E poi c'è l'episodio di quello che si era presentato senza veste bianca, senza veste nuziale. Voi vi ricordate quando siamo stati battezzati? Noi non ce lo ricordiamo, abbiamo visto i battesimi, no? Il sacerdote ci ha messo una veste bianca addosso e ci ha detto, questa la devi mantenere così, questa veste bianca è il segno della tua nuova dignità, aiutato dalle parole dei tuoi esempi, dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna, se non ci sentra a paradiso, senza. E Gesù conclude dicendo, molti sono chiamati e pochi vietti. Che significa? Guardate che questo molti si potrebbe intendere anche in senso molto estensivo, ma proprio tanti, potremmo dire anche tutti, anche se non tutti hanno la grazia di conoscere il Vangelo e la Chiesa, però il Signore sappiamo che tutti vuole salvare. Il problema è che chi sarà salvato da Gesù? Quelli, uno, che accettano l'invito, e qui già ne facciamo fuori una larga parte, e due, quelli che accettano l'invito, ma consapevoli che vanno a sposare con Gesù Cristo, li compro per l'abito nuziale. Cosa è l'abito nuziale? Il libro dell'Apocalisse lo dice. Le vesti bianche, dice proprio, con cui sono quelli che stanno davanti al trono dell'agnello, dice San Giovanni, sono le opere giuste dei santi. Il Signore ti chiama, ti invita, ti dà tutti quanti i mezzi di santificazione, i sacramenti, la chiesa, la preghiera, tu li usi, ti fai un bel vestitino, tutte quante le belle virtù, e ti presenti davanti a lui, e lui sposa, ti ammette all'intimità della presenza con lui. Capite? Però la chiamata dipende solo da Gesù,
e Gesù non esclude nessuno a priori, ma l'essere poi scelto, preso come sposo, come sposa, dipende da noi, dipende dalla risposta alla chiamata e dall'impegno che abbiamo messo nel renderci pronti al passo delle nozze. E qui purtroppo i numeri andiamo sempre più a in punto, a comprimerli, diventando sempre vicini. È un dolore immenso quello di Gesù. Gesù non ha mancato di manifestarlo. Sapete, io ogni volta che arrivo al mese di giugno ci ripenso, perché le apparizioni del Sacro Cuore alla Chiesa non ha provato di più. Ci ha fatto pure una festa liturgica, un mese intero dedicato. Ma se uno dovesse in due parole, caretto il cuore di Gesù, il cuore di Gesù ha detto che ci ama tanto e che non se lo fila nessuno. Questo è tutto il cuore, e che soffre questo qui, e che chiede riparazione nel senso di qualcuno che lo ami, anche per chi non lo ama. Tre secoli dopo, a Fatima, la Madonna, con il cuore immacolato di Maria, ha chiesto la stessa identica cosa. La cosa che coinvolge anche la Madonna, no? Ecco, la Madonna disse a Fatima, ma almeno tu cerca di amarmi un pochettino e di amarmi anche per chi non mi ama. Ecco, potessimo essere noi nel numero di questi pochissimi che amiamo Gesù e Maria come meritano e che magari con il nostro amore sincero, profondo, ardente e generoso li consoliamo anche purtroppo per molti uomini e molte donne che vanno alla loro rovina per colpa loro, e Gesù e Maria continuano a chiamarli, ma poi a un certo punto devono guardare e dire: amo tanto, ma se proprio vuoi stare lontano da me non ti posso obbligare. Questo è proprio brutto di dormire, però purtroppo, come Gesù ci ammonisce, può succedere, non sia mai che succeda a noi. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati.